Nessuno sa quanti sono veramente gli italiani emigrati negli ultimi anni a Londra. Centinaia di migliaia di connazionali venuti a provare se l'economia dei lavoretti può essere la risposta alla povertà in cui stavano precipitando a casa loro. Piero Capitelli, 20 anni. Appena compiuta la maggiore età, hai lasciato il tuo paese, che è? San Cipirello, un piccolo paesino in provincia di Palermo. Appena diplomato ho avuto la fortuna di frequentare un college di inglese. E il diploma in che cos'era? Il diploma è alberghiero, quindi... Eri già lanciato nel campo del tuo lavoro attuale, che è fare? Il cameriere. Ci sono qualifiche, gradi, perché so che qua all'inizio, quando sei l'ultima ruota del carro, ti chiamano... Runner. Corridore. Corri ai tavoli, corri a pulire le posate, corri, 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 non ti fermi un secondo. Oggi sei ancora runner o hai fatto carriera? Sono diventato cameriere, fortunatamente mi stanno supportando, sto facendo degli studi, sto studiando inglese ed economia aziendale, stanno cercando di farmi crescere anche per un domani diventare magari manager del ristorante. Quindi un salto di carriera l'hai già fatto alla tua età, 20 anni? Un piccolo passetto l'ho fatto. Che si è tradotto anche nella paga? Molto. Praticamente come runner danno quasi tutti i ristoranti il minimo sindacale, mentre da cameriere inizi a farti le tue mance. Ti ricordi la prima notte a Londra? Sì che me la ricordo. Io sono arrivato nel letto, subito sono scoppiato a piangere, ho chiamato mamma, sono arrivato, tutto bene, domani mattina si organizza la giornata. Però già io piangevo, ovviamente, i primi tempi è stata un po' dura. Chi ti ha dato i consigli, le dritte giuste? Essere sincero, mi ero solo informato su internet con dei video su YouTube. C'è un personaggio un po' famoso, direi, napoletano, che è stato a Londra e ti spiega passo per passo quello che fare. Come si chiama questo? Si chiama Nocciolino 24. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo capitolo di Nocciolino 24. Oggi parliamo di come trovare lavoro a Londra. Non c'è niente di più facile, anche perché sinceramente parlando, a Londra 5 passi fai, 5 lavori trovi. E se qualcuno vi dice che non è così, sta dicendo una grande stronzata. Quanto ci hai messo a trovare invece il primo lavoro? Il secondo giorno, praticamente. Velocissimo. E alla fine sono stato io a scegliere il ristorante dove volevo andare. E tu hai lavorato subito 8 ore al giorno? Anche di più, sono arrivato anche a fare 12 ore, 13 ore. Chi abita con te? Il padrone della casa è un ragazzo di 30 anni, indiano, e poi ci sta un ragazzo del Bangladesh che fa l'autista per Uber e poi un ragazzo che è appena entrato nella casa che lavora invece per l'underground, per i mezzi. E di nazionalità? Del Kenya. Se alla fine avessi la possibilità di tornare in Sicilia lo faresti? Senza dubbio, però... Solo se la Sicilia fosse molto meglio di quello che è adesso, perché qui c'è meritocrazia, possibilità di crescere, i mezzi funzionano, tutto sembra funzionare molto bene, anzi funziona molto bene. Qui in Sicilia resti lavapiatti a vita.